Queste sono le ASICS Super Blast e rappresentano, secondo il mio modesto parere, le migliori super trainer, ossia le scarpe che sono utilizzate per correre velocemente ma non pensate per essere utilizzate in gara. Dal mio punto di vista le suggerisco a una pletora di podisti amatori che volessero di fatto migliorare le proprie performance, al tempo stesso correre velocemente ma avere la possibilità di recuperare da un allenamento intenso all'altro. E come al solito partiamo dalle specifiche, sapendo che le ho utilizzate per oltre 100 km al punto tale che la soletta oramai è già senza la scritta Super Blast. Le specifiche sono davvero semplici, stiamo parlando di una scarpa di drop 8, rulli di tamburi, 45,5 mm nel tallone, 37,5 nell'avampiede. Chiaramente la versione di ASICS che non include la soletta al montaggio parla di 40-32. Ma la cosa davvero più sorprendente, nel frattempo è arrivata Bonnie e poi mi chiedete come mai partecipa ai miei video, non lo decido io, è il fatto che questa scarpa pesa solamente 239 o 240 grammi a seconda della bilancia che utilizzate nella taglia US 9, e questa cosa è davvero fantastica considerando tutta la quantità di schiuma presente sul tallone. Nei prossimi 8 minuti comunque vi racconto quali sono le 10 cose che mi sono piaciute di più di questa scarpa e le 3 caratteristiche che invece sicuramente avrei cambiato di questa scarpa. In primo luogo, ho apprezzato davvero la mescola, non ce n'è una sola ma di fatto due. La parte superiore contiene quello che si chiama Fly Foam Turbo, che è di fatto una mescola leggera, rimbalzante e vi consente un ritorno di energia fantastico. È la mescola che è utilizzata nelle scarpe da gara, di conseguenza vi consentirà di correre velocemente e soprattutto lontano. In secondo luogo, ho apprezzato il fatto che questa scarpa non contiene un plate con fibra di carbonio. La scarpa resta comunque relativamente rigida, a provare per credere, ma di fatto si piega e questa cosa vi consente, soprattutto nei giorni in cui vorreste correre in maniera recovery, di farlo senza nessun problema e evitando ovviamente gli infortuni. Tra l'altro sarebbe davvero molto brillante se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di scarpe, tecnologie e tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Nei prossimi giorni ce ne saranno moltissime. E voi vi chiederete come di fatto ASICS ha gestito la stabilità di una scarpa di questo tipo di 45,5 mm, ed è questa la terza cosa che ho apprezzato di più: la presenza nella parte inferiore del Fly Foam Blast più o plus, in realtà si chiama plus, che consente di fatto una leggerezza incredibile e soprattutto una durata della scarpa che rispetto a un plate con fibra di carbonio vi consentirà di correre parecchi chilometri. Tra l'altro questa scarpa mi è stata fornita per i test da ASICS, ma sappiate che comunque non è la Mystery Shoes, che invece è presente in questa confezione, che sarà lanciata a febbraio e della quale avrete una recensione completa il 9 gennaio. Ho poi davvero apprezzato il fatto che questa scarpa sia fondamentalmente molto larga nell'avampiede, che invece nel tallone abbia una presa sicura. Combinato con il mesopiede, questa scarpa vi consente di correre velocemente e di avere un bloccaggio perfetto proprio grazie a tutte queste caratteristiche. Ho anche amato la tomaia, che è davvero molto sottile ma al tempo stesso davvero resistente, cosa che la rende traspirante, e poi nella parte posteriore la conchiglia esiste per dare ulteriore stabilità e, come al solito, cosa che innegabilmente è da me preferita, il tallone è in effetti molto imbottito e questa cosa vi consente di correre sul cuscino ulteriormente. Non sono stati adottati lacci da gara, che ovviamente sono riservati alle Meta Speed, ma secondo me l'allacciatura è davvero ben disegnata, c'è uno spazio importante nella parte superiore, poi la linguetta è davvero racing nonostante abbia una discreta imbottitura, la struttura come al solito è a soffietto e di conseguenza riuscirete a bloccare il collo del piede senza nessun problema. Ho inoltre valutato positivamente il famoso pull tab, che consente di inserire il piede o comunque di estrarre la scarpa dal piede in maniera molto semplice. Questa cosa vi consente di fatto
di velocizzare tutte le vostre corse, anche perché l'allacciatura è davvero ben disegnata. Poi un aspetto da non sottovalutare, ma l'ho già detto nell'introduzione, questa scarpa consente di estrarre la soletta, tra l'altro soletta davvero premium, cosa che vi consente in effetti di introdurre dei plantari personalizzati. È un po' un paradosso, perché questa scarpa fondamentalmente ha un'altezza dal suolo molto più importante. Per chi avesse però qualche problema di biomeccanica di corsa corretta dai plantari, questa scarpa è sicuramente una scelta interessante. Non la metto tra i 10 benefici di questa scarpa, ma anche il design della tomaia, secondo me comunque è un aspetto estetico che dipende fondamentalmente da chi la utilizza, è ben disegnato, curato. Non la utilizzerei per l'aperitivo, però chissà mai, durante queste vacanze natalizie potrei anche farlo. Ho inoltre apprezzato, questo secondo me è il principale beneficio di questa scarpa, il fatto che sia davvero molto stabile grazie alla presenza sulla parte laterale di una sorta di gomma più dura, che consente di fatto di rendere la proiezione in avanti molto più semplice, senza eventualmente avere delle distrazioni laterali come quelle che ho di solito guardando il mio mitico coniglio Bonnie. Ho inoltre apprezzato il disegno del battistrada, ma poi si guardi anche la parte finale dove racconto il problema che ho rilevato, perché nella parte esterna è presente una quantità copiosa di gomma che comunque non influenza il peso della scarpa stessa. Questa scarpa, grazie alla gomma, vi permette di correre velocemente e comunque, nonostante la corsa con questa scarpa, anche per tutti coloro i quali corressero in supinazione e in pronazione, è davvero più stabile proprio grazie al fatto che la durezza della gomma stessa migliora la stabilità della corsa stessa. Inoltre, ultimo aspetto, questa scarpa a livello di velocità non ha nulla da invidiare né alle Metaspeed Sky né alle Magic Speed 2, perché in effetti vi consente di proiettarvi in avanti, di correre velocemente nonostante non abbia il plate in carbonio. Ho però apprezzato, e questo è l'ultimo aspetto rilevante, il fatto che sia sicuramente più comoda rispetto alle altre due scarpe, che chiaramente sono pensate per gareggiare. È ovvio che nessuna scarpa vi farà correre velocemente o più velocemente rispetto a quello che il vostro allenamento vi consentirà di fare, e in effetti la cosa che suggerisco è: utilizzate questa scarpa soprattutto nelle corse che vanno dai 5 ai 3 al chilometro, però sicuramente non è la scarpa che vi consente di correre velocemente, ma è l'allenamento. La scarpa vi aiuta solamente, essendo uno strumento, per raggiungere l'obiettivo che vi siete prefissati. Prima di vedere i pochi aspetti negativi di questa scarpa, direi che a livello di calzata suggerirei lo stesso numero. È ampia nell'avampiede e anche una lunghezza leggermente più importante, però non prenderei un numero più piccolo, perché credo che questa scarpa debba essere, proprio per l'utilizzo che ne viene fatto, molto comoda. La prima cosa che invece non ho amato è sicuramente il fatto che purtroppo si incastrano all'interno del battistrada dei sassi nel caso in cui voi correste nei sentieri, ma ovviamente questa scarpa è pensata per correre in pista, in strada e comunque non nei sentieri. Di conseguenza, forse questo non è necessariamente un problema, ma se lo fate, sicuramente provare per credere, questa cosa succede. Non ho poi amato il fatto che questa scarpa, che probabilmente potrebbe essere venduta come all around, in realtà possa essere utilizzata solamente in alcune condizioni. Chiaramente anche correndo lentamente non avrete nessun problema, ma per tutti coloro i quali volessero correre almeno 7 volte a settimana, questa scarpa secondo me non è adatta, perché le corse lente vanno fatte con scarpe più riposanti. Infine, ma questo secondo me è solamente un cavillo, per tutti coloro i quali corressero di mattina presto con il gelo, questa scarpa ha una trazione discreta ma non eccezionale, e in qual caso vi suggerisco di comprare le Nova Blast 3 TR, che recensirò qui sul canale nei prossimi giorni. Chiaramente io non sono un ambassador di ASICS, però ritengo che questa scarpa sia davvero fantastica, anche perché ha una durata eccezionale, soprattutto grazie al fatto che la quantità di gomma presente nel tallone è davvero incredibile, e soprattutto che non abbia un plate in fibra di carbonio. Voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale, metto qua sotto i link per gli acquisti. Io come al solito vado a dar mangiare al coniglio, spero di pubblicare un'ulteriore recensione prima delle vacanze natalizie. Comunque, se non dovessi riuscirci, buon Natale, ci vediamo alla prossima, ciao!